Teresa Bortolotti, a Castellana, Lese Gina Freschi. I nostri dottori e comari. A Conaiano se vi è quattro dottori di condotta. I visiti al Maià, destirà su sua mande fiandra e ricamà. I topperei a un cornet che parea una trombetta. Iscoltea tanti 33, con musica che vivea in cuore. Come stanno fino a domani? Con Giordano te moria entro l'anno. Maresio è te snacchè al lazaretto sopra il Campolongo, vicino al cimitero o all'ospedale. Gera il terror di tutti. E veder quel can di Piera aspettar sua porta, al parea vivo. Specie per i fiori, ne mande brisotto. Nel 33 le arriva da Gorizia de Gironcoli, al primo professor de Conegliano. L'aperta la prima clinica con 7 posti letto e la opera la prima tosa di appendicite. Assistente il dottor Tomasi, l'economo Gigetto Rui, le vece coi mani dei cavelli disperate e dicea: sta pure tosa, qua passa tagliala, non è più da Marì. Da quel dì la mamma giubilato, la scumisia e il somoto perpetuo, pedeando con tutta la famiglia per far busti e ventriere. Gera tre comari levatrici, San, Noveo e Darè. Olio derissimo, tampa scumisiale. E rivè in bicicletta, con la valigetta in mano. Pena rota musigna, e tosette al piangea, i preti in pulpito disea: crescete e moltiplicatevi come conigli. Ogni bambino viene col suo cestino, ma quel che restea lassù desmetterà dagli angeli. La suocera svelta la che fasea ogni ora un sbatturin de ovi, qua marsala della grassa, o coi lacrime Cristi per dargli forza. Ah, sta poi Ioanna. La gattina il collo a Pibea Pita, che già era nel tabià, facendo brodo bon con tanti oci, altro che colesteroli. Era l'ottavo fiore che veniva al mondo. Così Benito, che pagava l'affitto, passava il quarto mese le tette della mamma Zaravole. E così mamma e fiori rientrare in maternità e infanzia, dove che lei l'ufficio tecnico in Piazza Cina. Ogni anno i premi i più bei fiori di Alupa. Primo premio ad Ante Sian, un torel de Siechi, una bella cameretta col ritratto del duce. E questa certamente che ha durato, anche pur coi pie fora le lette, fino a lì di Aleva mi dà. Secondo premio invece a Natosetta, a Maria Bortolini, la figlia del postino. A ella 50 franchi. Nel bus del Domo, ora Campiello, c'era cuisine popolari, ma nessuno si ricorda di qui a Provvidenza. E come supplemento a sera, c'era Boba della caserma, pieno un vasotto ex Cirio, con un manico di fil de ferro grosso, mania tutti in famiglia. Ricordo la famiglia Pagliarini, che dormiva sotto la loggia del comune perché il podestà se decidesse di logarli
né case o né baracche. La San Sirana, insomma, lì. E brave come, senza enciclopedia culinaria, le fea le meraviglie, trionfo le patate, magnar sane e bon. Par tutta sta masnada de tosà, che poi venia pesadi par vedersi crescea. Gigi Sartor, parado piarghe a soddisfazione, e se metteva tanti sassi in scarsea, così pesea di più. Ecco i bravi covi, campo solare, gagliotti e garbeotto, colonia alpina, bensin, grando corocè. E fia tutto, se c'è, pulizia, senza buttar via niente, facendo economia. Adesso, io diventavo tutti matti, tutto un spreco, tutti butta via tutto, fa impressione sta abbondanza. Campo Soleare, direttrice, la signora Pignani, infermiera Lanardi, l'altiniere e la Bianca sorveglianti. L'altiniere la vede in castello vicino a me. Canti, esordi e aria buona del castello. Da sua casa il cavalier Costariol, più volte a dì, come un gas calmanà, si era. Viva il duce! Al sentire il coro di fiori rispondere, alala, col braccio alto. Lui aveva il garofano sulla giacca, sempre fresco e profumato. Perché in tasca sera aveva una bottiglietta con l'acqua che lo fece durare di più. Nella sua casetta piccola, come quella di Opete, aveva il blason de nobile. Stamattina la malattia, la gera contagiosa nel vecchio conegliano, sta nobiltà da sé. La messù le sette bae, che lì ero 2 anni fino in cimitero, l'unico conte della sepoltura con tutti i sorcimelli di lui. Ricordiamo la Mario Vassoè, la colonia alpina a Pieve del Cadore, nata nel 1922. Là tanti fiori in paraligene. All'arrivo a doccia. Tanti si vea come il prosaico si occupa. Pettine fis eso come a strigliare i cavalli e qualche testa la diventia peava. Una volta il sabato lavarsi le gambe e pie e le arriva per tutti e il primo spasso in da dentro col manico di legno. Dono del commendator del favero. E tanti se stai fatti a man dei vimini, donati dei d'Albera. Co dentro saon de Marsiglia, caramè de Lazaris, e una bea coccarda tricolor li vea tutto. La maestra Baldo la era direttrice. La Fabris e a Fiorin, col subbiotto e bacchettino, le fischia sempre. I castigli erano mani in testa o stare in genocchio. La Fiorin la ne fia cantare sui lucenti e tersi campi del nevaio sconfinato. A sera, col grammofono e la tromba, Remo Bortolussi e Toni Ermolin, i fea ballare le signorine maestre, una vera scuola danzante. Se fea passeggiate, tutti in traversonetta rosa e celeste, a passo cadenzato, fino a Pozzale. In te una casera finì i suoi anni, 7 mutiati di guerra, del 15 e 18.
Gli era senza gambe, senza pavea. Ricordo come adesso gli altri fiori, seridea, incoscienti, sincrea nani, come a femminetta che a messa del diese se venia entrare in chiesa. Si andea fino a tai qua divisa, a vedere il fiore che mania gelato. Al mar, quando che Jesolo si chiamea cava zuccherina, era i docoronie. La Croce Rossa e quella di Carmen Frova. E do casette, quella del Dalvera e quella del Coroneo Cusso Crea. Sua spiaggia di Abonifica del Duce. Ricordiamo le brave benefattrici, signora nobildonna Angelina Bidasio. Nobil donna, signora Margherita del Giudice, brave. Sì, Teresa, te sì. Perfetto. Teresa, sti libri qua gli sacri. E Teresa Bortolotti a Castellana legge Gina Freschi, capitolo secondo. le belle domeniche del dopoguerra. Iscrivendosi al CAI, al presidente era Mommy Dalvera. Credo che sia suo papà Lettino e Piero, che era in filodrammatica con me. Tutti poteva partire per conoscere a fondo le belle montagne. Non più in bicicletta per continuare in trenin da Caiasso a Cortina, ma con un bel camion, quel del signor Marteato, che ne portea in Cantesemasse dei Dolomiti nostre, Buron, neve, crepas, che maestosa beisa, e sui geron che slitoron se fea. I primi soci alpini pionieri erano tutti signori, la crema dei conegliani, insomma, le arie che gli sedeva, coi bei vestiti e i sci portati in spaia. I popolani invece scia e col di Giano, o se no il Parco Rocca, con bei top de toe ligare intorno ai pie, con fil de ferro. Dopo i corsi de sci fatti a Val Grande, una colonia fascista le riva le tie toe quasi per tutti. E il camion era un lusso e se via dappertutto, partesse a stazione o da Piazza Accademia. E per ben cominciare la nostra gita, se via a messa e comunione. Finita qua benedizione, le sorelle beni e si raccomandò al prete per ottenere sta messa straordinaria. Le offrì il sardalet di mattina buon'ora, per rispetto, teste coperte e cotoe. Dopo di aver compiuto dover da cristiani, si montò sul camion, tutti sotto il tendon, sperando che il dì fosse buono. Sentavi tutti taccati un sull'altro per star piccagli. Po' quando che piovea, oi, che negate! E se si ingabbanea, strasse su strasse. E quando il sol bria, la polvere di strada tutti la infarinea, come sarebbe la frise. Quante le buse e i sassi, era tutto un saltare, sue curve, le banche si spostea, pisciava sul culo, non manchia mai. E ti gira, e ti svolta,
Qualcheduna stia male e gera fontane. Giusto per darghi una bagnata alla strada, lei taglia gabbiotto, mia carissima amica, ciao Italia. La gioia le pastiglie e a dover stare con Marteato in cabina di guida col viso color della pulina. Ostion assieme bestia io con Elena che secondo io la mania sono biscotti. Ostion te butta fora verze rosse altro che savoiardi. Ma per cui che stia bene, la contentissa l'era proprio tanta. Cantando, se il mare fosse doggio, e montagne poenta, o allegra gioventù che passa presto e non torna mai, resta solo il ricordo dei bei tempi passati. Ai cani dei conegliani, all'avere un rifugio. E Mario Bassoè sotto il civetta, mi ricordo. E c'era sempre là che mi spetea, e c'era piccinino, ma rivali noi altri se fia diventare un gran castello, se fia ridare da crepar la pelle. Fora nell'ortesel c'era Margherita, la vacca paziente che m'assesta la mia scudera del latte caldo a quel che il vino di piacea, latte sterilizzato, lunga conservazione. Là se la via diretto dal produttore al consumatore, se si metteva bravi, a quota mie metri, quando che si scalea, a zaino il pesea da morire, anche alla volo, tre figlie, ganci in ferro, tiracche e finiture di curame. Firmato da caserma, roba da alpini. Anche al mio l'era quel di me pare. Qua macchinetta meta, se via tutto. A Paola Finato la portà sta novità. Acqua o neve che nera a portata alle mani. Questo l'era il menù. De minestre coi dadi, magi, magi. I primi dadi era fatti coi bigatti. Scaldarsi un fiale stomaco. La Laura Mora invece la secumea a pipa in stia marciana. La Lidia per il nord la portea sempre un dolce e quando si e quindi si acciamea pasticceria. La sua torta sparì in un momento come per una magia, non restia neanche ai fregoli. A Picoiotto, amica di mia Maria, l'era sempre sfinia. E in sala vi aiutea portandolo su il sacco, pensando a quella crema che aveva promesso. Rivali in vetta, grandi ad illusione, crema Nivea Gela. Manlio speciale, ben vestito in montagna, arte del suo papà, che l'era un buon sartore. Al caminea col capello ligato una cordea e il bottone della giacchetta, al bottone della giacchetta. Ettore al gran scaglione e la via parmorose tutte le cime dei suoi montani, adesso le ha perse un gran ammiratore, un cavaliere d'amore. E doveva essere l'ultimo a passare in coda della compagnia. Ma una volta sulla strada degli Alpini e c'era in mezzo, col suo gran piede, alla sfondare la cengia, pista, così la via indiana si è spaccata, presi davanti, dati avanti, a Sentinella e poi dopo De Lu, Dino Giordano, Laura Bionda, la Chicchi, la Checca, Domeneghetti e gli altri,
mi ha toccato ingranare la marcia in brio, zoppo all'angoscio e marteato gli acciotti su tutti col suo camion. Già era spesso anche al fusto Giovanni Vettorai, detto Ormerò, partagliare trovate un gran campione. Poggera i castellani, fiori de mommi dal Vera, mio vicino, piccoli e grandi, la dottor e batei, un dì si ha desperato perché i vea semenà una bella camisa nuova appena comprata, appresso ben saiarsi, slitoando feci su un gerone. Gli ha toccato con sue asse portando a casa tante stelle alpine. C'era anche Maglietto e quel citroncino ci ha mangiato giù bambino, che aveva gli occhi speciali per trovare le pibee e sempre i miei capelli delle regine delle Alpi. Adesso non si può picciare su fiori in montagna e si vede miracoli. Le montagne coperte di rosa rododendro, i prasai di ranuncoli e narcisi, blu di genziane, viola di nigritelle e in mezzo al sasso un mar di stelle alpine, che noi si sconde qui. Deserto gli alpinisti a dire in buoi e ben cambiati in tutto, i rive in macchina, vestiti al Vernier qui, come se disse adesso, ne a Piazza San Marco a passeggiare, e certi se mette i bikini a cordon che impara Adamo e Eva, e mette in tentazione anche i pastori. Altro che i nostri bei 10 ore di marcia, che pur per tutto sollievo le avvia la gisoiala sui geroni, si arriva anche a sbregare. Finita l'escursione, si avvia sassa fin nei scassai, nei scarpon, dentro pa' i maion. Zona il torrente, una risentata ai man e un'altra ai pie, una rinfrescata al viso e dentro il camion. Spesso ostion a Sighea, tose, cavestrasse! E ora i golfetti e giacchettine passea da spalle a cintura. Denardi il dottor, paron del calzificio, l'ha fatto un passo falso in Rodolon e l'ha perso il suo sacco zoppo al burò. L'è restato torso nudo sulla neve, e mi lo riparà col me maion. Olindo Battistussi abitava proprio vicino al castello. Me lo ricordo da Tosetta in poi, Olindo. Esperto elettricista industriale, valido alpino, coronato di gloria e chiamato medaglietta, pari riconoscimento con medaglia d'argento di aver salvato il suo capitano in Russia. L'enda zoppa il burò finché la trova il sacco del suo parò. Barei e gera nominal falchette, arriva sempre primo sulla vetta, come in corsa a cronometro. Appena visto il rifugio, non ti fia ora neanche a tirare il fiato che ti vedeva incoiare su in parete come Doboi de Lettera, Nino De Marchi e Renato Baldan. Renato Renato veniva sempre su in castello, che bel ricordo Baldani. del Renato Baldani. Renato. Che fea scaiata! Noi altri sei bardea senza tirare il fiato, parea che se voi si aiutare con gli occhi. La pina l'aveva il cuore che andava di trotto e il sangue tu già sa in sbardagole. Aggregati a sessione erano gli oppitergini. Pochi ma buoni, scelti, spontanei, semplicità, i fea gran varietà.
quando ride, tanta da lagrimare. Così sparia la piova, il temporal, le nuvole partia, splendeva il bel sol. Zamengo po', zamengo, compare del mio fratello. Zamengo po', el disea, l'ultimo ad arrivar fu gamba storta. L'ingegner Guido Bidoi stia arrivando pian pian qua sua scarpa ortopedica. Se fia tutte e camminare e savia tutte e tutte e te spieghi i segreti delle nostre montagne. E c'era piene carte topografiche, dei binocoli, macchine fotografiche, ma montagna lui l'aveva scritta nel cuore. E se portava nel zaino tutto quel che gli occorreva, anche all'ombrea, l'aveva un foglio di plastica tagliata come un poncio, partendo ben coperto il sacco dei meraviglie. E c'era lui, l'anziano di compagnia, col dentista Pessotti e il signor Giordano. E sto ingegnere l'aveva fatto i suoi calcoli per bever vino senza che fosse mai un giosè e poi un gotto, e poi un quarto, e dopo mezzo litro, arriva il litro e via piano. Per altro mezzo litro, per disciorse, un quarto per finirlo pian pianino, e dopo ancora un'ombra e polmania. E sulla toia te vedi i quarti, i mesi, al litro, messi bene al suo posto, come canne di un organo. Che brava Gina! E il verse al suo porta vivande, scominciando con le patate fritte e già numerate e preparai la serva padrona che con tanto sestin la preparia il perfetto panierin pa' soppa rosin. Mio figlio intossegar perché come una pita qua man deo a begar, ma che buone ingegner ste patatine. Lume vardea par in su come un colombo, come par dire. Par mi non viene più. E poi qualche cantava, strasse ossi ferro vecchio, la meccanica le una passione, e così si assei a casera in tabbia, continuando a marcia a passo lento. Tanti erano i fiori con suo papà e sua mamma, alpini in erba. Per scominciare, Ugo con l'orfanel Silvano e la Egle Menevoda, mia grande amica, adesso l'abita a Trieste. E la mamma morta e noi altri dorse, c'erano i suoi genitori putativi, poi due fiori di Tiraca, Piovesana, e il gemè di Tullio, detto Ostion. La cea dei Travaini, quea del Zamengo, mi ricordeo del Gino Capeotto con sua moglie Francesca Parpinelli, con tutti i suoi fratelli, e sapeva fare tutte imitazioni, vere interpretazioni, come adesso a televisione, a quei tempi che io che pensavo che arrivasse. Gino, da gran attore e buon imitatore, e fia le sue boccate in mezzo ai spettatori, senza volerlo, qualche dubbio andava a dirlo. L'era doppio spettacolo. Anche alla Milly e i fratelli Zanaglia, sempre di Oderso, chi aveva negozio e stoffe, gli era pieni di farse e trovai a non finire. E n'era un altro proprio speciale, con i guanti bianchi e con l'anguria in mano, riparava dalle bande con i senoci perché tanti a mania con gli occhi. Manlio, l'era il re dei dispetti. L'amica Laura, a un
La vivia mes de nomes pasimo de Siera Verdoina. Era il capatto. Qua barretina bianca ben incalcata in testa mi faceva pensare al manco per dormire a sia cavalà. Di raro se trovia rifugio al completo per via delle manovre alpini al campo. Se c'era senza posto per dormire, le toie del refettorio umide diventava dormitorio. Quella volta non sapeva sacchi a pio, manco ancora le piume, non c'era tutti questi conforti moderni. I scarponi gli avevano i brocon. Qualcheduno aveva gli anfibio, qualsiasi gomma grossa, marca 3 stelle. I miei sempre bei, fatti da mio papà. Scarpe di tela al posto dei pegue. Appena spunta il sol, si comincia a marcia. La lavadina a prima sorgente, la ne faceva coraggio, col suo canto leggero. Saltando da un sasso a un altro più basso, la ne fea cantare. Bria la stea aurora che la ne compagnia sui sentieri tirati duri o sui piani con l'erba. Sparia la luna e pian rivea prima luce come un miracolo. Poi il sol al monte assù come un gran baion rosso di fuoco, tutti in contemplazione. Se potes smentegaste meraviglie, una baita di zucchero o un fil di erba in bocca per doppiare la saliva e poi cammina. Corsè rivea la sua bandierina in cima, e cella ne vestia. Sotto una croda granda o sotto dei crodete, messe una sola l'altra. C'era una scatola in ferro con dentro un libro, una bottiglia per mettere le strisette con su scritto tutti i nomi, così restia fermati nella storia. Le belle ore della gioventù. E dopo se va via tutte le montagne, quei vecchi, i disea tanti nomi, ma. Po pian pian tutti tasea e contemplea, davanti ai meraviglie bastia guardare e tase. A parlare pensi al vento che esse mete e urla. Oh bella gioventù, belle montagne, coi cascate, i fiori, coi tempeste, il vento, col sol, cantate, amici, con tante belle dai. Mi vive sempre nel cuore. Brava Perenne, È bella sta qua. bellissima, brava Leve. E Perenne, è bella. guarda Perenne, brava. tu mi sei Capitolo terzo. Sempre mi, la castellana, leso. Dal libro di Angina Freschi, meravigliosa scrittrice. Le belle feste del tempo che fu. Conegliano era in festa proprio completa per grandi e piccoli, qual era processione delle feste grandi a Domo, specie per Corpus Domini. I fiori fea a gara in cui a ricorrenza pare imprumar qualche capo di nuovo, magari anche solo un fasoletto. In mostra col suo ponte fora da scarsellino o con scarpe nuove. Me fradetta per non bagnare le scarpe. E piangea pretendendo di andare a messa in triciclo. Tanti cieli per la festa idea il costume dei paggetti Gonzaga. Ghenera un ogni scaim su per l'altar del domo, un cordon d'innocenza al tabernacolo, vestiti di veludo
coi bei profili e oro e a gran piuma bianca puntata al basco e a fascia da crociata rosso. Poggere gli angioletti quastea sua fronte, bea, lustra, brillante, e coi ai dorate, stipre di eti, sia pur de taccuin, era giubilato dal vera, benvenuti, Canevese, il de Mattia, Fioretti, tutta gente che conosco, Fioretti, fratelli della mia carissima amica Ada che abita a Mendoza. Quassesta nel braset, piena di fiori e petali di rose, e buttea coi manine tutti i fiori per terra, parco verser la polvere di a strada, par sconder buse e sassi, e fe un tapeo di tanti bei colori, perché il signor passasse pa contrada grande e par fosse su una strada pidegna. E chi non si ricorda un'altra processione, quella del Venere Santo? Finì il quaresimale, tenuto tutte le sere dal professor Schiavon, se vea tutti e lacrime, se piangea del dolore che l'era tanto, la tettochea il cuore, sta sorte incomprensibile, crocefissione crudele del nostro povero Gesù Cristo. Mi pare ancora di vedere al perfetto capato di Massò fornera il cavaino, suo papà e Fernanda, non ricordo bene, ligio e fedelissimo a questa gran funzione. Vige di pulizia lui gioia sua terra anche un coriandolo, oppure una foglia secca, e l'avea la mania di a casa e strada netta, specie nella sua bottega. Cosa che pagheria che gliene fosse ancora l'estimaniaci. La processione incomincia così, par primi chierichetti, qua croce di a passione col drappo bianco e a sventolone. E poi tutte le femmine, tante devote a pie, dei vere Maddalene e dei Marte e Marie vestite tutte a festa, abito nero fino ai pie e veta sulla testa. Dopo c'era il monache con tutti gli orfanei, poi la squaia cantorum, che assiea pieno posto e con tanto fervore. Ora pro nobis, ora pro nobis. De ste parole strane, il fiore capia a coda e ripeteva: pis, pis. Tutti, tanti, con gli occhi in su, gli ammirai il balcone, con i lumini colorati e con le belle tovaglie. E come che mi ricordo, e a Maceria con usci, per quelle vetrine al venerdì santo che si spedeva solo di andare a vedere la Maceria. Ciao Sergio con usci. Ben ricamate e i copertori bei, i tapei, tutti piccati par fora del balcone per far gran festa. Galeassi, colussi, del giudice Caratti, Rocchi, Giusti, Mistani, Battistea, Piuti e benvenuti, c'era quei che vedi i balconi più belli, è vero? C'era gran concorrenza fra quelle poche botteghe per guadagnare il premio della vetrina più bella. Eccolo qua. C'era sempre colussi che vinceva, col suo montone e agnelli vestiti in fracca con tanto di cilindro. Ogni anno, al fine di quelle vetrine, ma
impensabili. Invece Nadalini all'era più moderno, i suoi anelli vestia con fezze e cinturone. Adesso è tutto finito, è tutto diventato vecchio. A moda corre, impera, trasforma tutto. La cancella anche il scrupolo che gli è diventata una fiaba. Al sesso può, non so che comanda più. Continuando così, con questa trasformazione di tutta cosa, al Decalogo e i suoi comandamenti, si riduce cinque a farla grande. Meglio ricordo, non manchia una volta la scuola dei veri e buoni socialisti e se distinguere dagli altri per la cravatta a fioc e un capello largo. Loro i fea baiar dai dottoressei di Gadico dei Spaghi e Pantegane in sos durante la processione. Così le femmine si scaturia e scampia tuttavia. Al forno Visentin, per i suoi clienti, al cusinè fugace che le ornea la vetrina, vestite le baite bianche del sughero, tradizione della Pasqua. Al desiderio grande era quello di cavare le baite e ciucciarle. Forni le panne il vecchio conegliani nera sie, quelle di Marson compreso. Egli era tutti d'accordo per dargli a tutti i fiori, sciori o poretti, dei due scuole Asilo Umberto, ora Brustolon, e scuola elementare San Francesco, paregaio di Pasqua, una bella colombina, agera sospirala quella colombina, e come un rito sacro si accontemplea, e prima di arrivare a casa nostra, se veniva a beccare l'occhio, fa dei granelli di zucchero. In famiglia poi era il momento solenne di divisione, complessa operazione specie per l'uovo, che fornì al pettorale ferma, ferma con una crosetta di pasta dolce. L'era stata fatta da gallinetta bianca, così diceva. I bocconi erano di oro sonori. In bocca a me, in bocca a te, in bocca al can. Queste musiche non si può smettergarle. Agera vigilia prima dell'astinenza del digiuno, la generazione è generazione 9 e si domanda cosa fosse il digiuno. E il proverbio nei famigli era questo. Guarda che le pidiche uganeghe, companaseghe, non sta a mangiare tutti a scotadeo, parte della colombina ridotta a tre boccon, se la metteva nel cassettino del comodino come nell'ostensorio, l'era sacro e privato. In camera vi segna libretti a messa, a rosario, e perlete dei fioretti di maggio, qualche cartolina e baite di terra, valore di 5 schei ben colorate. E sotto il cassettino c'era il bucal del pis pronto panò. All'indomani, sorpresa, la colombina l'era svoiata via. Allora la canzone, chi sparagna a gatta magna. La mamma se contea, devo scondere il pan, se no di snar non mi trovo più. E mio zucchero, non sapete dove metterlo, io a trovare per tu. E c'era così dolce vostro zucchero, mescolato a presa di canea. Se ho le chea con Dio, così è durare di. E mamma continua, mi non so. Almagna come un bracco, eppure sempre magro. L'ho portato al dottor Alvarà il vermo sul taglio.
ricordo tu. E su mamma. Insomma, esò, ah, mamma mia, questa è brutta. Esò, mana, pecacuiana, oppur meglio ancora l'onsa di olio d'ericino. Strinse il naso e una fetta di pan per formirsi la bocca. Se fa indigestione, solche di pan. Così una volta al mese purga olio d'ericino. E prima di partire poi le colonie. De mare o de montagna, questo era il programma. Prima purga e dopo partenza. Verissimo. Signora Giulia, mi spacca tutte le braghe, anche quelle tia russa mi dà. A sera vieni a casa. Sempre col cul par fora, sfidami. A forza di andare su e giù per le famose sirene del teatro Accademia, in varia rotta anche ai braghe di banda, e c'era il bimbo il giogo, chi di quel che le qua nonni e bisnonni, non gli ha provato l'emozione di quei bei gisoloni. La confessione del sabato, fatta per la comunione della domenica e festa comandai. Sto pure prete a dover stare ora sotto la tendina. Poi al dia una sbirciadina per vedere se a fia longa a non finire l'era calava. Ho rubato tanto zucchero a mia mamma. Ho rubato 5 scheine scarseline del GR mio papà. Ho fatto gli atti impuri. Solo perché non sapeva come far la pipì. Fini i guanti bisogna adoperare per maneggiare sto siso. Neanche non si poteva lavarsi una pasciuda. Era peccato mortale. E si sapeva la bagagliare. Sono le porte dei cessi delle monache, e mi ricordo. Era scritto, Dio ti vede. Composte, Zoe Cotoe, e il triangolo dell'occhio dello Spirito Santo ne apporta, se no il bambino Gesù si mette a piangere. Se non c'era tabù questi qua che vi conto, era tutto peccato. Vi ricordi, io signora Emma del Pan, a Gera, proprio là dove che lì a bottega di Adriano Bagatto. L'era sempre a puntini, ben pettinata, coi tirabaci e un senato così, che tante volte a sbrinzea ne abbaiassa insieme al pan. Alti, su una scansia, l'era tanti bei vasi di Goroses, parcioli, la ciamea il soppiero visentino, sommarino. L'era magro, lungo e grande. Sti vasi e bomboni si mania con gli occhi. Era sidere zucchero, dei bei colori, sidere rosso, giugio e verdi, valda, mente bianche, vichy e tiramore. Era ogni ben di Dio. La fea di Scartoset, bei piccinini, perché il Tosè Pipico gli andasse volentieri all'asilo dai monaci. Là sta sicuro, i fea pregare sempre, nei forni e ora non era tante forme come adesso al pan. Pagnotte militari, grandi e nere, popigne e mantovane, e monta su con l'olio, quel pensiero. E poi c'era il pan grande, tagliafete. Tutti avevano la sua borsa del pan. Adesso, non sa mia figlia cosa che vuoi, per il bambino il gelatino col panino.
Poi domanda sempre la forma più foresta, la baguette, la ciabatta, l'integrale. Sarebbe il pane dei poveretti di una volta. Oh, se l'indiano avesse queste ciabatte, non so come che possa sopravvivere così. Se sostiene con gamende, coca e i morosoveni. Noi altri siamo tutti drogai dal gran manà. Tartine, aperitivi, portate a non finire, borseria, carne, pastrassaria e vaso tutto. Lo rimuove perché non vina e qua se va perché se mangia massa. Vini bianchi, rosati, vini neri, spumanti, digestivi e poveraspa, caffè. È proprio qua in Italia che si mangia più bene di tutto il mondo. Ma magna che ti magna, le fatale che qualche lui finisse all'ospedale. E dopo il capolinea e San Giuseppe, il cimitero. Guarda che... Terrella. Come scrive? Ma sentirla da dire vive sta roba. Ma no, le lesserle! Parla lei, c'è l'esere che vive una roba che Le... vive proprio come Ma la... quanti, Teresa, quanti anni ha questa scrittrice? Lei Lei del la conosce? 1919, è scritto Lei sui della libri. conosciuta? La con altro che la medicina stamattina a Cecilia, che era andata mia casa di riposo, che lei a piede il suo video Qui mi sta dà. la sorella, poi tra che si parla della Lei tua domanda. tedeschi e la Quello che si dice parla domani. sì, che io a Sepeia settimana scorsa e a lei più vecchia e però lei da lei Lui è fuori morto da se 86 anni, per lui. e allora quanti anni Nel 19 lei, non è solo nel ha? Sì. 1919 e con il 19 avrà 100 anni e 96 anni. Lì una fotografia di lei proprio Chiudo la scritta. trasmissione.